Prima di iniziare, vi invitiamo a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Un gesto semplice, ma per noi davvero importante. Grazie! Con l'arrivo di settembre, la nuova stagione televisiva è ufficialmente ripartita, pronta a portare nuove emozioni nelle case degli italiani. L'estate è ormai alle spalle, e tutti siamo tornati alle nostre routine quotidiane, tra lavoro, scuola e impegni vari. Anche la televisione ha ripreso il suo ritmo, pronta a tenerci compagnia fino alla prossima estate, con un palinsesto ricco e variegato. Tra i programmi più attesi, Affari Tuoi ha già fatto il suo debutto sotto la nuova conduzione di Stefano De Martino. Dopo l'addio a sorpresa di Amadeus, che ha scelto di dedicarsi a un nuovo progetto su Canale 9, la Rai ha deciso di puntare su De Martino, e le prime puntate hanno già dimostrato che la scelta è stata azzeccata. Nonostante le voci e speculazioni sulla sua vita privata, l'attenzione del pubblico si è concentrata tutta sul suo stile di conduzione, che si è rivelato semplice, diretto e, soprattutto, molto empatico. Un tratto che ha fatto ricordare il suo predecessore, Amadeus, ma con quel tocco personale che lo rende unico. Il pubblico sembra aver apprezzato il modo in cui De Martino si è messo in gioco. La sua capacità di interagire con i concorrenti in modo naturale e genuino ha conquistato subito il cuore degli spettatori. Questo ha contribuito al successo in termini di ascolti, con le prime due puntate che hanno registrato ottimi risultati di share. Ma non solo, Affari Tuoi ha già portato fortuna ai partecipanti. Durante la prima serata è stato assegnato un premio di ben 100.000 euro, mentre nella seconda serata, Paolo e sua madre Nives hanno vinto 70.000 euro, rendendo le prime due puntate particolarmente fortunate. Anche i social media hanno reagito con entusiasmo, con un utente che ha scherzato sulla generosità di De Martino, ironizzando sul fatto che, in sole due serate, fosse già riuscito a far vincere 170.000 euro. Il debutto promettente fa ben sperare per il prosieguo della stagione, sia in termini di premi per i concorrenti, che di ascolti. Nel frattempo, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di Stefano De Martino come nuovo conduttore di Affari Tuoi. E non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video e le ultime novità. A presto!